successo incredibile, te l'aspettavi? No, sapevo che lui era un cavallo molto bravo, proviene da un allevamento molto importante in Italia, che è quello di cuochi, è stato sempre gestito da due grandi professionisti come Kelly Zweifel e Piet Hartinghelli. Era la prima volta che lo sceggiavo e sono contentissimo. In ogni manovra mi ha lasciato interpretare la gara perfettamente, quindi loro sono poi fondamentalmente gli atleti veri di questa disciplina. A chi la dedichi la vittoria? Alla mia famiglia e ovviamente poi al proprietario del cavallo, che è Arturo Pappagallo, che mi ha dato fiducia sia nell'acquisto del cavallo sia nel portarlo avanti, quindi un grandissimo grazie ovviamente va a lui. E il cavallo secondo te a chi lo dedicherebbe se potesse decidere? Ma lui sicuramente a se stesso, perché poi loro sono atleti e a loro piace anche a loro la competizione, quindi penso che lui la deve dedicare a se stesso, e perché è veramente un gran cavallo.